Buongiorno amici, bentornati sul canale, secondo video dell'anno. Partiamo in maniera relax, easy. Vi voglio raccontare una cosa che mi è successa, una situazione di vita quotidiana, una piccola problematica e come l'ho affrontata. Vi parlerò di cosa fare quando qualcuno prova a fregarti chiedendoti molti più soldi di quelli che dovrebbe chiedervi per un lavoro che vi ha fatto. Parliamo di un idraulico, di un'azienda che gestisce manutenzione che è venuta a farmi un lavoro in un appartamento a Londra. E ovviamente cosa è successo? È successo che si era bloccato lo scarico in bagno e io ho chiamato un idraulico indipendente normale e questo è venuto, ha provato a sturare e non ci è riuscito. E vabbè, all'inizio si era sbloccata un po' la situazione, però poi ha continuato, si sono ripresentati i problemi, sapete, tiri l'acqua, l'acqua non scende, quindi non è un bagno utilizzabile. C'è qualche problema, qualche tubo si sarà otturato, ci sarà qualcosa. Quindi, visto che il primo idraulico che ho chiamato non è riuscito a risolvere il problema, e qua mi rifaccio al famoso video sulla qualità inglese, sul fatto che non sono neanche capace di sbloccarvi un cavolo di cesso, questi inglesi subumani. Perché questo era inglese, inglese bianco, anche inglese per quanto si è fatto pagare 120 sterline. C'è da dire che è venuto in giornata alle 10 di sera, quindi altro ne per 120 sterline per lavorare un'ora. Anche voi probabilmente sareste usciti alle 9 di sera. Comunque, questi sono i prezzi di Londra, non pensate che 120 sterline per chiamare un idraulico hanno trovato Jacopo che è tonto. Londra, idraulici e elettricisti costano cari, minimo 90-100 sterline, si arriva a 120-130, specialmente se sono emergenze. Quindi è venuto, all'inizio l'acqua scendeva, poi si è ribloccato tutto e quindi mi sono ritrovato punto a capo. Essendomi ritrovato punto a capo, ho chiamato l'azienda che mantiene le tubature, mantiene l'intero blocco di appartamenti, la management company. Gli ho detto: guardate che probabile che ci sia un problema di tubazioni al di fuori del mio appartamento che comunque mi impattano e mi impediscono alle mie acque di rifluire, di uscire. Quindi venite a dare un'occhiata perché non so neanche se è responsabilità mia. Quindi questi hanno detto: ok, non è un problema, possiamo mandare il nostro idraulico. Tieni conto che però se la responsabilità ricade nel tuo appartamento, lo dovrai pagare te. Se invece è un problema del condominio, lo paghiamo noi. Lo pago sempre io con i miei costi. Sapete, i costi condominiali, service charge. Quindi l'avrei pagato io comunque, però diluito su altri 50-100 appartamenti. Sarebbe stato meglio. Quindi mandano questo omino. Arriva dopo 2 giorni. Lavora un'ora e mezza e riesce finalmente a sbloccare il bagno. L'acqua si scarica, tutto a posto, perfetto. Dopo 10 giorni mi arriva un'email, richiesta di pagamento, 270 sterline più IVA, cioè 324 sterline per un lavoro di un'ora e mezza. L'ho letto e ho detto: okay, scusa, quanto? E questa me l'hanno mandata i primi di novembre. Allora ho risposto, ho mandato un'email a quelli che avevo contattato all'inizio della management company e ho detto: guardate che prima di tutto non penso che sia responsabilità mia, perché l'altro idraulico che ho chiamato mi ha detto che era un problema del condominio, quindi. E in secondo luogo, se anche fosse, questa cifra mi sembra esagerata. Non mi ha risposto, email persa probabilmente. Dopo un mese mi mandano un'email e mi fanno: guardate che non hai ancora pagato questi 324. E allora gli ho risposto, ho detto: guardate, ti sei perso altre email. Io sto ancora aspettando risposta sul: prima di tutto non penso sia responsabilità mia e secondo mi sembrano cifre troppo alte. E mi fa: no, il nostro idraulico ha detto che il problema era nel tuo appartamento perché il tubo era esattamente dietro il tuo water, quindi comunque a livello di boundaries, problema tuo, te lo devi pagare te. E fin lì posso anche accettarlo, eh. Può anche starci. Il problema è che non ci sta il prezzo. Questo era prima di Natale, quindi mi ha detto: allora vedi di pagare, praticamente, nell'email in maniera educata. E non ho pagato. E l'altro giorno gli ho mandato un'email e gli ho detto: guardate che ritengo che sia
È assurdo ed esagerato questa cifra. Voi non potete chiedermi 320 sterline, che è un'intera giornata lavorativa di un idraulico per un lavoro di un'ora e mezza. Gli ho mandato questa email. Nel frattempo ho chiamato, e questo è il consiglio che do a voi: se siete in Inghilterra e avete problemi in cui qualcuno vi chiede cifre troppo alte, prova a fottervi, ecco cosa dovete fare. Dovete chiamare il Citizen Advice Bureau, CAB. Andate su Google, lo scrivete e lo trovate, pieno di risultati. Vi porterà sulla pagina del CAB, di questo Citizen Advice. Ci saranno dei numeri di telefono, voi li chiamate come ho fatto io. Ho chiamato, sono rimasto in attesa un quarto d'ora. Ha risposto una signora e mi ha chiesto qual è il tuo problema. Gli ho spiegato che questa azienda sta cercando di impormi un pagamento di 320 sterline senza avermi avvisato in anticipo di quanto fosse la loro tariffa oraria, senza dirmi nulla. Loro mi hanno detto: se sei responsabile dovrai pagare, però poi non mi hanno detto quanto sarebbe stato, non mi hanno dato nessuna indicazione. Hanno diritto loro di chiedermi cifre sicuramente superiori al mercato. Io ho presentato la mia problematica, loro hanno preso nota. Hanno preso nota dei miei dettagli, i dettagli dell'azienda. Mi ha chiesto se avessi ricevuto le terms and conditions quando nello scambio di email ci siamo accordati sul mandare un idraulico a riparare casa mia. Io ho detto di no. Allora mi ha detto: bene, se non hai le terms and conditions, richiedigli di farti mandare le terms and conditions. Se nelle terms and conditions non c'è scritto qual è la loro tariffa oraria, la loro hourly rate, loro sono in breach of contract, hanno infranto il contratto che si è stabilito tra le parti nel momento in cui tu hai accettato i loro servizi, e loro ti hanno detto che li avresti pagati, però non ti hanno detto quanto saresti potuti pagare. E visto che sono in breach of contract, tu, se questa è la situazione, gli puoi proporre che sei disposto a pagare una cifra media. Una cifra realistica, ragionevole nel mercato. E per fare ciò dovresti contattare due o tre idraulici, farti dare dei preventivi, quanto sarebbe costato sbloccare il bagno, e poi vai a rispondere all'azienda, alla management company, e dirgli: vi propongo una mediazione, una negoziazione, e al posto di pagarvi 135 sterline l'ora senza IVA, ve ne offro 90, per esempio, perché questa è la cifra più realistica del costo di un idraulico. A quel punto loro, vedi cosa ti rispondono. Se accettano bene, pagherai di meno. Se si rifiutano di accettare, ci richiami e noi ti diamo dei consigli legali, sempre gratuitamente. Diversamente, puoi anche dirgli che se loro non va bene questo approccio, puoi utilizzare un alternative dispute resolution, che è praticamente un processo legale in Inghilterra, per cui tu ti appoggi a una terza azienda, una terza parte che fa da mediatore, cerca di trovare una soluzione tra le parti che non trovano un accordo. Quindi praticamente sono stato al telefono mezz'ora, mi ha spiegato la situazione, cosa avrei dovuto fare a livello legale, e poi mi ha detto che nel caso ci fossero state difficoltà avrei dovuto chiamarle di nuovo. E loro mi avrebbero detto cosa fare nel caso che ci fosse stata la risposta A o la risposta B da parte dell'azienda che vuole soldi da me. Mi hanno anche mandato un'email con un template di una lettera che avrei potuto prendere e mandare all'azienda, dicendogli in maniera corretta, in maniera legalese. Tenete conto che il legalese in Inghilterra non è come quello in italiano, è molto più facile, però resta sempre consigliato scrivere e esprimersi in maniera corretta. E nulla, quindi mi hanno anche dato il template e mi hanno anche quindi mi hanno detto quello che dovevo fare per non farmi fregare da questi cowboy. Nel frattempo, finita la telefonata, poi ho ricevuto un'email da questi qua, a cui avevo detto che mi sembrava troppo quella cifra, specialmente visto che hanno lavorato un'ora e mezza, dalle 9:26 alle 10:56. E il manager di questa managing company ha risposto dicendo: ah, Jacopo, in effetti abbiamo visto che sei stato chargeato troppo e per venirti incontro ti proponiamo 90 sterline l'ora, quindi 90 per 280 più IVA 216. Se ti va bene questa proposta, ti inviamo la richiesta di pagamento, l'invoice, non mi viene in italiano.
aggiornato, per favore pagaci subito, visto che sono 2 mesi e mezzo, 2 mesi, sono passati 2 mesi e non c'è ancora pagato. Allora, visto la risposta, ho detto bene, ok, mandami la cosa, vi pago. 90 l'ora è sempre tanto, però è realistico, 135 non lo è. Quindi l'abbiamo risolta così. Al posto di pagare 324 ho pagato 216. Qualcuno dirà, ti hanno frogato lo stesso, sono dei ladri, sono degli infami, l'Inghilterra fa schifo, il costo della vita, come si permettono? È così, allora o diventate dei tuttofare e riuscite a sbloccarvi i cessi da soli, oppure se volete un idraulico che si deve sporcare le mani di merda, lo pagate. Cioè, in Italia non so, magari al posto di 216 l'avreste pagato 100 euro, 120, però non penso che neanche in Italia ve l'avrebbero fatto gratis, specialmente a Milano-Roma. Poi nel paesino di campagna magari è più facile, però i costi di questi tradesmen, di questi elettricisti, idraulici, muratori, ve l'ho detto, sono robe criminali. Se il tradesman è assunto da una management company che poi ci fa anche sopra la cresta, capite che il prezzo è ancora più alto, ma è inevitabile in certi casi, certi costi li vanno affrontati, però essere fottuti così non va bene. Quindi la morale qual è? Se ricevete un invoice, una richiesta di pagamento spropositata, prima di tutto, loro avrebbero dovuto dirmi in anticipo quanto era la loro hourly rate, non l'hanno fatto. Quindi avrei potuto utilizzare questo per fare leva sul discorso che non mi possono chargeare quello che vogliono, visto che non ho mai accettato questo prezzo, e quindi avrei dovuto proporre una negoziazione sul prezzo, abbassarlo e risparmiare. Questo è un caso specifico, però interessante. Non trovate che sia interessante, che sia anche bello sapere che un consumatore, una persona, se si sente, se ha il sospetto di essere fregata, ha una linea telefonica che può chiamare, in un quarto d'ora ti rispondono e ti danno una consulenza legale gratuita e ti indirizzano nel modo migliore per risolvere la cosa. Io la trovo ottima. Magari li avete anche in Italia questi servizi di aiuto al consumatore. Chiudo dicendo, nel dubbio non pagate mai. Se vedete che c'è qualcosa che non quadra, vi chiedono troppi soldi, non pagate, come ho fatto io. Fate passare del tempo, studiate il vostro caso, informatevi, telefonate, fatevi consigliare e poi decidete. Per pagare c'è sempre tempo. Tempo che vi mandano gli avvocati, vi mandano richieste di... Ci vogliono mesi. E intanto a questi management company gli rode il culo che non li avete pagati, quindi gli conviene venire a compromessi, come in questo caso ammettere di aver sbagliato e darvi uno e incassare 100 sterline in meno, ma comunque incassarne 200 invece che zero. Quindi questo, diritti al consumatore, Inghilterra, Regno Unito, fatevi valere, ricordate chi ha i soldi come è sempre quello che ha l'ultima parola. Se voi non avete ancora pagato, loro vi devono pregare, vi devono venire incontro, devono fare qualcosa, magari devono mettere in ballo degli avvocati per spillarvi questi soldi. Se io li avessi già pagati, se li avessi pagati fin dall'inizio, loro praticamente si sarebbero incassati 320 sterline e non li avrei mai avuto indietro. Quindi mi raccomando, non fatevi fregare. Se qualcuno si approfitta di voi, informatevi, ricordate i vostri diritti. Specialmente con i tempi che corrono qua, di buttare soldi, già ne buttiamo abbastanza. Buttarli proprio in maniera stupida direi che non è il caso. Citizen Advice, tra l'altro, Citizen Advice vi aiuta anche se avete problemi con il landlord, problemi di sfratto, problemi al lavoro, vi aiutano su qualsiasi problema. Magari problemi con la ragazza, problemi col fidanzato, voi chiamate e glielo dite. Adesso sto scherzando, però ci siamo quasi, eh. Inghilterra, Regno Unito, 4 gennaio 2024. Alla prossima. Ciao.